Eccoli, sfilano, arrivano, sentite che vibra l'asfalto, sentite che i sanpietrini si muovono, parlano, scricchiolano, non per essere sollevati e lanciati naturalmente, ma scricchiolano di loro perché sentono il passo sicuro, sentono che non c'è incertezza nei valori degli alpini di Pordenone, sentono che in cuor loro quella Stellutis Alpinis, quella canzone che ci accompagna in tanti momenti, se tu vesca su dal Cretis, là che lor mi assoterà, alle un plan pien di Stellutis, dal mio sang le sta bagnat. Par segnal une crosute, ie discolpe l'ital cret, fa crestelis nell'arbute, sol di lor io diuar chiet. Ciol su una stelute, iel riguarde del nostri ben, tu i daras na bussade e po' plastile in tal sen, quan che a ciase tu sei sole, e di cur tu preis par me, il mio spirit allor si vole, io e la stiele si con te. Non c'è traduzione, mi dispiace, non c'è traduzione per queste parole, c'è solo l'emozione, ci sono solo le lacrime, ci sono le lacrime nel pensare che ci possa essere così tanto amore, così tanto affetto, che ci possa essere così tanta riconoscenza in queste parole, parole straordinarie dettate nel 1917 dall'autore di questa poesia canzone Stellutis Alpinis. Loro si trovavano a Firenze, erano profughi, erano stati allontanati dalla linea di combattimento, così come avvenne per i trentini, così come avvenne per i ladini, avvenne per i carnici, avvenne per i triestini. Da una parte e dall'altra si subì l'allontanamento, ci fu il trasporto in località all'interno dell'Italia piuttosto che all'interno dell'impero austro-ungarico. Lì si rimase lontani da casa, lontani dagli affetti, lontani dalla propria madre patria, dalla propria lingua e dal luogo dove albergava il proprio cuore. E allora, sapete, 87esima adunata nazionale degli alpini, per noi vuol dire anno 2014, vuol dire Pordenone e vuol dire un riconoscimento che onora questi alpini. È la cittadinanza onoraria data alla sezione da parte della municipalità di Pordenone, ma poi il ricordo che si cristallizza sul ponte di Nikolajevka. Direte, gli alpini se ne sono inventata un'altra. No, gli alpini non hanno inventato niente al di là della fedeltà al loro motto ricordare i morti aiutando i vivi. Nulla di nuovo sotto il sole, semplicemente l'idea venuta da un imprenditore pordenonese di ricordare la scomparsa in terra di Russia di uno dei propri fratelli realizzando un ponte che durante l'estate sarà collocato dal volontariato alpino in quella Nikolajevka, oggi Livenka, per testimoniare il ponte di pace, la volontà di pace che alberga nel cuore di questi uomini. Una volontà cristallina, pulita, trasparente, senza preconcetti, senza pregiudizi e senza aspettative o la richiesta di un tornaconto, tranne quella di una vita migliore, di una serenità per tutti, di una possibilità di condividere le nostre giornate in pace e nella giustizia. Quella pace e quella giustizia che anche in questi giorni sembra siano così tanto messe in discussione. E invece gli alpini ci credono e a Pordenone sono venuti, a Trento, sono venuti non per celebrare la fine
della prima guerra mondiale, ma sono venuti per imparare dai fratelli alpini trentini che cosa vuol dire la solidarietà, che cosa vuol dire la prossimità, che cosa vogliono dire quegli slogan che sono ricchissimi, ricchissimi di amore, sono ricchissimi di sorrisi, sono ricchissimi di amicizia, di canto, di gioia, di felicità nello stare insieme. Mani pulite, no, non ho nessuna intenzione di annoiarvi ricordando fatti del passato, però se gli alpini di Pordenone alzassero le mani, se le alzassero all'unisono tutti insieme, potrebbero farvi vedere come a Campotosto queste mani in Abruzzo, là dove c'era bisogno, dove hanno realizzato qualche cosa di importante e di significativo. L'opera realizzata dagli alpini pordenonesi in concorso con gli alpini delle altre sezioni naturalmente per la costruzione di un centro di raccolta, un centro di ristoro, di comunità proprio a Campotosto, martoriato dal terremoto dell'Abruzzo, dal terremoto del centro Italia. Fare con mani pulite, fare con mani callose e con il sorriso che viene dalla consapevolezza che la Iulia è la religione della gente friulana e della gente della piana di Pordenone. È una religione perché in ogni casa dal Friul, quando si parla in marilenghe, l'occhio cade su quel piccolo altarino che c'è all'ingresso di ogni abitazione e su quel piccolo altare ci sta la foto di un vecchio alpin e ci sta il cappello del giovane alpino che oggi ha 50, 55, 60 anni ma che con orgoglio esibisce, come dire che è un passaporto, come dire che entri nella casa di un alpino, entri nella casa di un uomo che vuole essere corretto, vuole essere onesto, che vuole perseguire il bene della propria famiglia e che collabora al bene della propria comunità. Dritti e impettiti, maglia azzurra d'ordinanza, giusto per significare che l'inno nazionale lo cantano ogni sabato e ogni domenica, non soltanto quando vedono una partita della nostra squadra nazionale. L'inno, così come il colore azzurro, è nel loro cuore, è nel loro motto e nella loro quotidianità. E d'altra parte, con le personalità di spicco che ha espresso la terra friulana, con quel mondo di cultura, con quella elevazione spirituale, pensiamo solo a padre Maria Turoldo, pensiamo ai grandi letterati, ai grandi scrittori, ai grandi registi che ha espresso questa terra, come non possiamo sentire forte ancora una volta nel nostro cuore il motto di questa 91esima adunata. Lo possiamo ripetere tutti insieme: per gli alpini non esiste l'impossibile. E lo diciamo a voi, autorità. Che cosa sarebbe l'Italia senza gli alpini? Possiamo immaginarla. Qualcuno dice che bisogna sottrarre, è diventata una parola d'ordine, bisogna sottrarre. Sì, ma ragazzi, non possiamo arrivare all'osso. Mi pare che abbiamo sottratto davvero a sufficienza, non possiamo proprio perdere tutto senza essere riusciti a creare un'alternativa, senza avere una proposta concreta però, davvero fattiva, qualcosa che domani inizi, non nel libro dei sogni, non lasciato alla volontarietà, alla volontà dei singoli. Qualcosa che venga proposto e che si dica chiaro e tondo: c'è da fare e si farà. L'Italia senza gli alpini
noi diciamo impossibile, e a questo vorremmo unire a noi le altre associazioni combattentistiche d'arma, vorremmo unire a noi tutti coloro che hanno vissuto intensamente un'esperienza di servizio, vogliamo unire a noi tutta quella gente che si alza la mattina, va a lavorare e alla sera rientra consapevole di avere fatto il proprio dovere, il senso del dovere. Negli alpini c'è spazio per tutti quelli che credono al senso del dovere, credono all'amore, credono alla pace. Tosta Pordenone, eh? Ma siamo nella terra triveneta che da sempre esprime generosi ragazzi per il servizio militare, oggi servizio volontario. E allora sì, ti scappa, te la tirano fuori dalle mani. Tante volte sappiamo di ragazzi nostri che chiedono di poter fare il servizio volontario, presentano la domanda, superano le prove di concorso, chiedono esplicitamente di poter essere mandati nelle truppe alpine, di prestare servizio in quei reparti che hanno conosciuto di fama attraverso i racconti e le storie dei propri genitori, dei propri fratelli, dei propri nonni, e vengono traditi in questa loro aspettativa. Questa loro aspettativa parla di altre specialità, di altre opportunità certamente, e se vuoi fare il servizio volontario una collocazione la trovi, ma diamo soddisfazione a questi ragazzi che chiedono di poter fare il servizio nella fanteria alpina.